schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e vi voglio aggiornare riguardo un po' la situazione che sta passando sui server Rockstar. Non riguarda molto il PSN, ma riguarda più il server Rockstar, che sta dando svariati problemi. Allora, qualcuno nei commenti mi ha detto che non si trovava più le auto nel garage, che non gli compariva la spunta vendi allo Santos Custom. Beh ragazzi, la motivazione reale è che comunque il server non va molto bene. Allora, io sono riuscito ad entrare online non con questo account ma con un altro account, però ho voluto farvi vedere più o meno quello che combina, e sono riuscito ad entrare online ma non mi dava il salvataggio. Vedete ragazzi, qui mi dice sempre che è impossibile, anche continuando a premere quadrato ripetutamente, io sto premendo quadrato per entrare nell'online, alla fine mi dice che non è stato possibile trovare i miei dati. Non so a quanti di voi lo farà, ma molto probabilmente Rockstar sta facendo delle cose per mettere dei fix, perché altrimenti non si spiega una situazione del genere. È inspiegabile, come vedete mi dice che non è stato possibile recuperare i dati. Io qui ci ho provato per un buon 5-6 minuti, anche perché il video durava un po' di più, però diciamo ho voluto mandarlo un pochino in velocità. E quindi ragazzi, vi posso consigliare, per quelli che sono online, fate molta attenzione quando fate le duplicazioni, perché potrebbe anche non salvarvi le duplicazioni e quindi potreste magari fare un lavoro inutile, stare lì un pomeriggio a duplicare 30, 40, 50, 100 auto e poi magari non trovarvele più. Quindi fate bene attenzione a far salvare il gioco ragazzi, provate a comprare un veicolo, vedete se il veicolo lo compra o meno, perché io ho provato personalmente a fare degli acquisti e non me li faceva, non mi diceva che non potevo acquistare e cazzate varie, mi diceva acquisto non avvenuto, insomma non venduto, per capirci ragazzi. E quindi automaticamente se vi fa questo giochino qui, probabilmente non vi salverà neanche i cloni, probabilmente vi dirà delle cose strane il gioco, perché sicuramente stanno fixando. Ad alcune persone, quando sono andate a vendere le auto, addirittura gli hanno, diciamo, tolto la scritta vendi, ad alcuni gli è comparsa contenuti non disponibili, quindi sta succedendo un po' di tutto e ci tenevo ad informarvi comunque per questa cosa. Quindi fate molta attenzione, se il gioco non salva avrete problemi nel salvare le auto. Il secondo argomento di cui vi volevo parlare ragazzi è la descrizione dei video nel mio canale. Ho cambiato la descrizione per tutti quei capoccioni che continuano a spiccono al cazzo a Ciccio Pasticcio chiedendogli che so io, oppure vanno da Play Giochi Editor che è il mio sponsor a chiedere un account moddato. Ragazzi, non ci vuole una scienza per capire che lo sponsor è lo sponsor, Ciccio Pasticcio è quello che fa gli account e Maxi Milk so io. Però ho deciso di rendervelo più chiaro, in maniera proprio a prova di deficiente. Scusate ragazzi, non ce l'ho con nessuno di voi, però ho messo una descrizione a prova di deficiente. Quindi cerchiamo di chiarirci, lasciate in pace Ciccio Pasticcio se non vi serve un account, lasciate in pace Play Giochi Editor se non vi serve comprare qualcosa per voi. Non ho nient'altro da aggiungere. Detto questo, un saluto a tutti e al prossimo video.